Allora, il prossimo 24 giugno uscirà nei cinema 5 per la regia di Francesco Dominedò e tu hai recitato anche nel noir Sleepless di Maddalena De Panfilis. Cosa puoi dirci a proposito dei personaggi che interpreti e anche di questi due film? Oddio, guarda, di 5 ti posso dire veramente poco perché io ho lavorato una giornata su quel film, quindi non so, in realtà io so che è una storia di 5 ragazzi che si mettono un po' in una situazione non piacevole. Faccio la parte di uno spacciatore spagnolo, quindi figurati. E c'è poco da dire. Sui 5 ti posso dire veramente poco. Sono contento di aver fatto parte del film di Francesco Dominedò perché comunque è una persona che stimo. E proprio perché la stimo, Hai mi sono divertito partecipato. a fare queste 2 giornate di lavoro con lui. Invece in Sleepless con Maddalena De Panfilis ti posso dire molto di più perché è un ruolo preciso, ben preciso del film. Io faccio il ruolo di un pariolino romano che si gioca la sua fidanzata a poker, e la sua fidanzata era Giorgia Wurt. Vinco l'altra fidanzata, un'altra ragazza, Giorgia Wurt mi lascia e siccome io invece sono innamorato, perso di questa donna qui, durante questa notte dove nessuno dorme, appunto Sleepless, mi imbatto in Valentina Cervi che fa la tassinara e mi aiuterà. Lei aiuterà me a ricercare la mia fidanzata Giorgia Wurt e io aiuterò lei con un altro problema invece di soldi che ha fatto i buffi per fare il suo matrimonio. Bene, allora, hai lavorato fino ad ora con diversi registi di notevole importanza e tra l'altro anche con Simona Izzo, che è tua madre. Come l'hai vissuta questa esperienza? E magari preferiresti lavorare anche, oltre che con persone della tua famiglia, anche con altre persone? Oppure, cioè, diciamo, quale preferisci? Allora, lavorare con altre persone già lo faccio fortunatamente perché No, non riesco diciamo, a fermarmi a quale lavorare con tutte le esperienza hai persone della mia vissuto? famiglia. A un certo punto poi finirebbero. Comunque, beh, guarda, la cosa. Lavorare con una persona che ti è vicina da un punto di vista familiare o sentimentale credo che sia un'esperienza, a parte che è capitata un po' a tutti, perché poi comunque sui set questo succede, non che tu abbia una storia con tua madre, però insomma, è una cosa molto bella perché tu sei attraversato da una persona che ti vuole bene, insomma, che c'è affetto, c'è sentimento, quindi è molto, è quasi, è un viaggio, ecco, È diciamo molto più che ogni vissuta. film è un viaggio, fatto con una persona che ti vive accanto, con la quale hai vissuto, è molto particolare, è molto bello e ti leva un sacco di difese, ti leva un sacco di problemi che tu puoi avere con questa persona qua e va tutto molto liscio rispetto, io non me lo immaginavo così, mentre invece è stata Una bella esperienza. una grandissima occasione anche di incontrare mia madre in un altro lato. E anche lei di incontrare suo figlio in un altro mondo, nel mondo lavorativo, che poi comunque tra un attore e un regista hanno due mondi completamente diversi, tra una madre e un figlio anche, e invece qua ci siamo incontrati, questo è stato molto bello. Per quanto riguarda lavorare con gli altri, io devo dire che l'anno scorso ho finito di girare un film con un maestro che si chiama Beppe Ferrara. Ho fatto un film che si chiama Roma Nuda con Thomas Milian ed è stato forse uno dei viaggi più belli da un punto di vista lavorativo parlando e intellettualmente parlando, perché comunque sono due teste non pensanti, ma di più, pur avendo la loro età e pur avendo fatto fiori di film, appena gli dai a Beppe Ferrara una cinepresa e a Thomas Milian lo porti sul set, diventano due ragazzini. Sempre, a proposito di questa fiction Roma Nuda, come ti sei trovato ad interpretare il ruolo di un boss, ricordando anche il ruolo che avevi interpretato nel 2005 in Romanzo Criminale, diretto da Michele Placido? Michele, ma guarda, scusa un secondo, mi accendo una sigaretta. Allora, guarda, questo ragazzo, perché poi era un ragazzo che si chiamava Sergio Maccarelli, morto a 33 anni, appunto per questo ti dico ragazzo, sono partito da questo, innanzitutto nel conoscere le proprie figlie, le sue figlie,
e sua moglie. Perché nel momento in cui dovevo affrontare un ruolo molto particolare, comunque di una persona che non ha fatto del bene, e comunque era, si può dire tranquillamente, era una persona che ha usato molta violenza anche per i suoi tornaconto. Tant'è vero che lui era anche un, se vuoi, un boss romantico, non usava le pistole ma usava solo i cazzotti. Non era un pugile, ma lo voleva diventare, ma poi non ce l'ha fatta perché non aveva la testa. Era contro le droghe, non è mai entrato nel circolo delle droghe e nemmeno nel commercio delle droghe. Tant'è vero che il suo migliore amico, sia nel film che nella vita, è morto di eroina. E come ci sono arrivato? Ci sono arrivato attraverso le immagini e le foto del suo funerale vero, che c'erano 6.000 persone a Tormarancia. E quindi mi sono detto, forse se ci sono 6.000 persone in un boss che aveva in mano Roma prima della banda della Magliana e prima dei Marsigliesi, forse qualcosa di buono aveva fatto. E piano piano sono andato a capire quello che aveva fatto, cioè che aiutava un sacco di gente, dopo aver aiutato la sua famiglia, aiutava un sacco di gente. Quindi non lo salvo da questo punto di vista, però era un appiglio che dovevo prendermi per farlo andare avanti, insomma, per Per farlo poter vivere anche a interpretare il livello ruolo, insomma. umano, perché poi dietro un boss, un malavitoso o un dittatore c'è comunque sempre un cuore. E quindi c'è comunque dietro un mondo e un uomo. E ho cercato di fare questo. Allora, oltre cinema, televisione, doppiaggio e ora anche teatro, sappiamo che a maggio hai debuttato come produttore teatrale dello spettacolo La fine della fiera di Daniele Prato per la regia di Riccardo Scarafoni. Era a marzo abbiamo Marzo. debuttato, il prossimo anno continuiamo con La fine della fiera sempre alla Cometa Off a novembre e poi a marzo ritornano, se ritorniamo sempre la nostra compagnia, a marzo sempre con La fine della fiera, ancora le date non ne abbiamo precise, però insomma ci siamo. E produttore teatrale, guarda, io non mi voglio chiamare produttore teatrale, io faccio parte di una compagnia che è formata appunto da Riccardo Scarafoni, da Verusca Rossi e Fabrizio Sabatucci. Si è tutti insieme, le decisioni si prendono tutte insieme, penso che questo lavoro possa essere salvato solamente dai gruppi di lavoro e per questo abbiamo costituito una compagnia che si chiama Formi 4. Formi 4 perché siamo quattro e siamo quattro formiche, perché in pratica è venuto a mancare l'anno scorso un grandissimo talento, una grandissima persona che era Daniele Formica e lo abbiamo fatto ci siamo dati il nome Formi 4 perché In suo eravamo onore. due seguaci di Daniele Formica, sia come uomo che come maestro, se vuoi, spirituale e lavorativo. E quindi questo è, penso che l'unico modo per far andare avanti questo lavoro sia metterci tutti insieme e cercare di fare qualcosa di bello. E noi lo stiamo facendo nel nostro piccolo. Cosa ti piace di più tra la televisione, il cinema e il doppiaggio? Quale mondo preferisci e nel qua quale Teatro. teatro? Una cosa che non hai detto è il teatro. Guarda, io penso che il teatro sia fare l'attore, sia lavorare per diventare attori e piano piano essere attori. Penso che il rapporto che tu riesca a trovare con il diventare piuttosto che l'interpretare un ruolo lo puoi trovare solamente a teatro e quindi C'è più dico contatto con teatro, il ci si occupa pubblico? tutta la vita. Dico, c'è più contatto con il pubblico, la si vive di più come Ma situazione? non sei solamente più contatto con il pubblico, sei a contatto con un'elettricità un'energia che non ti può dare né la televisione, né il cinema, né il doppiaggio. È un altro mondo, è come non esserci standoci. E un'ultima domanda. Hai partecipato anche con una parte al lungometraggio 6 giorni sulla Terra, che è stato selezionato per partecipare al 33° Festival di Mosca. E cosa puoi Sono contento per dirci Varo. a riguardo? Guarda, sono molto contento per Varo Venturi. Io lì ho fatto anche lì
c'è talmente tanta voglia poi di incontrare persone, di fare anche cose, di incontrare registi come attori, che io l'anno scorso e 2 anni fa mi sono messo a punto e ho detto ok, ci saranno tre pose, tre scene da fare in un film, le vado a fare per poi far nascere dei rapporti. E anche in questo film io ho fatto veramente tre scene, però in quei 3 giorni in cui ho passato, in quei 2 giorni in cui ho passato su quel set sono stato meravigliosamente bene perché ho scoperto un grande regista e una grande mente intellettuale e libera che è Varo Venturi e gli faccio tutti i miei più grandi complimenti e in bocca al lupo per questo film. Va bene, Francesco, ti ringraziamo per il tuo tempo che ci hai Grazie a voi, dedicato. figurati. E in bocca al lupo per tutti i prossimi tuoi futuri progetti e per quelli che stanno continuando a svolgersi in questo Grazie, momento. un abbraccio grande. Grazie a te. Ciao, Ciao. ciao.